Benvenuti a questo nuovo video del Conevi Channel. La zingarata mia e di Giuseppe, che è qui vicino a me, in Francia. Andremo fino in Normandia, ma vi racconto un po' la strada che stiamo facendo, perché in questo momento stiamo scendendo dal Gran San Bernardo. Abbiamo deciso di passare dalla parte svizzera, quindi adesso tra un po' arriveremo a Martigny, prenderemo l'autostrada fino a Losanna, poi a Losanna taglieremo sotto Besançon, sotto Digione, e arriveremo poi fino alla prima tappa, che è Chartres. Adesso vi faccio vedere uno spezzone di un video che ho già fatto precedentemente e che riguarda la programmazione della Kona relativamente a questo viaggio e quindi alla pianificazione di questo viaggio. Adesso ci vediamo questo pezzettino di video e poi ci risentiamo dopo. Programmiamo il viaggio verso Chartres. Allora, navigazione, cerca. Io ho già messo una via di Chartres. Adesso non è l'indirizzo dove andremo, ma è tanto per avere un'idea. Rue de Change, parte la programmazione del viaggio e ci dice che non ci arriviamo con una carica, per cui sì, cercami una colonnina, ci va il tempo che ci va, ecco. In pratica mi dice che per andare fino a Chartres ho bisogno di una sola ricarica. Questa ricarica è a 366 km da qui ed è sull'autostrada Sens-Lyon-Paris ed è a Bligny-sur-Ouche in Francia. E abbiamo su questa stazione di servizio abbiamo 4 HPC e 2 colonnine in corrente alternata. Però sono 366 chilometri vogliono dire diciamo quasi 4 ore di auto più o meno, tenendo conto che la partenza sarà dovremo fare il collo del Gran San Bernardo, quindi ci metteremo del tempo. Poi è vero che da Martigny in poi prenderemo l'autostrada, andremo a Losanna, eccetera, e quindi ci fermeremo sicuramente prima. Però diciamo che come programmazione non è particolarmente sbagliata, perché 350 km in autostrada con a 115 all'ora, con insomma su questo percorso con la Kona dovrebbe essere fattibile. Diciamo che si arriverebbe a questa area di servizio con ben poca batteria e quindi dovesse esserci un problema nelle colonnine, rischi di rimanere a piedi. Ma in ogni caso noi non abbiamo, sì, né io né Giuseppe abbiamo l'autonomia per fare 366 km di seguito. Come avete visto, la Kona ci farebbe fare una sola sosta di ricarica per arrivare fino a Chartres. E questo vorrebbe dire percorrere più di 300 km prima di fermarsi a ricaricare. Ma visto che l'autonomia mia e di Giuseppe sicuramente non arriva a più di 300 km, ci fermeremo prima. Poi Giuseppe, se vuoi dire qualcosa, parla, non è che devi star zitto per voi. No, sono d'accordo. Non si può troppo sfruttare le autonomie teoriche delle macchine elettriche. Bisogna anche essere un po' più umani, perché... E comunque in pratica ci fermeremo appena prima di Losanna, così faremo un po' di colazione e poi coglieremo l'occasione anche per ricaricare e poi faremo una seconda sosta di ricarica, perché ci fermeremo a mangiare pranzo. E quindi nella mia strategia di marcia, se mi devo fermare, cerco di fermarmi in un posto dove posso anche caricare e poi non è che mi preoccupo della ricarica, faccio quello che devo fare e quando ho finito parto e me ne vado. Una
cosa è certa, che la ricarica durerà molto meno del pranzo. Bene, proseguiamo il nostro viaggio verso Martigny. Eccoci nell'area di servizio di Glenon. Avete visto nello spezzone prima del filmato, ci siamo fermati una decina di chilometri fa perché non ci eravamo fermati da quando siamo partiti e dovevamo andare in bagno, ma non abbiamo ricaricato nonostante ci fossero delle colonnine di ricarica. Ci siamo fermati a questa area di servizio perché è mezzogiorno passato e quindi abbiamo deciso di mangiare. Non è l'area di servizio indicata dalla Kona, l'area di servizio indicata dalla Kona per la ricarica è a 70 km da qui, anzi 50 km da qui, e noi come autonomia abbiamo ancora più di 150 km e abbiamo ancora il 33% di batteria, quindi saremmo tranquillamente arrivati all'area di servizio indicata dal pianificatore delle ricariche della Kona. Adesso mettiamo la Kona sotto carica e andiamo a mangiare. In realtà abbiamo cambiato un po' il nostro percorso rispetto a quanto previsto dall'auto e visto che abbiamo fatto la sosta prima rispetto a quanto diceva la Kona, non saremmo riusciti ad arrivare fino a Chartres con una sola ricarica, tenendo presente che poi domani dobbiamo ripartire da Chartres per andare fino a Caen, per cui ci siamo fermati in quest'area di servizio dove ci sono delle bellissime colonnine Siemens, dove tra l'altro si può pagare anche con la carta di credito. Non ha funzionato la tessera B-Charge, quindi non è convenzionata con Engie, e ho ricaricato utilizzando una Next Charge e quindi è andata bene anche così. Adesso ci fermiamo qui, siamo già andati in bagno, ci fermiamo qui ancora 10 minuti e poi ripartiamo per Chartres, per l'albergo dove soggiorneremo questa notte.
La cattedrale Notre-Dame di Chartres è il principale luogo di culto della città. Basilica minore dal 1908 e sede vescovile dell'omonima diocesi. La figura più importante fu il vescovo Fulberto, teologo scolastico riconosciuto in tutta Europa, che cominciò nell'undicesimo secolo la costruzione della cattedrale sull'area precedentemente occupata da un antico santuario pagano. Nell'anno 1000 il dominio di Chartres era amministrato da Hilduin de Breteuil, signore di Nanteuil-et-Audouin, il quale sposò Emmeline de Chartres nel 1028 e divenne il visconte di Chartres e Grand Maître de France con re Roberto II di Francia, da cui discende la famiglia de Nanteuil. La cattedrale è il più celebre monumento della città ed è considerato uno degli edifici religiosi più importanti del mondo ed uno dei più perfetti edifici gotici. Il fattore decisivo che la fa prevalere tra le altre cattedrali francesi è il suo buono stato di conservazione, specialmente delle sculture e delle vetrate. Grande luogo di pellegrinaggi, principalmente grazie al rinnovato interesse per il Cammino di Santiago di Compostela, di cui Chartres è una tappa per i pellegrini che vengono per la Via di Parigi, questa cattedrale e le sue torri dominano la città e la circostante piana della Beauce, risultando visibili da molte decine di chilometri di distanza. La cattedrale è classificata dal 1862 come monumento storico di Francia e nel 1979 l'UNESCO l'ha dichiarata patrimonio culturale dell'umanità. L'edificio costruito dal vescovo Fulberto fu distrutto nel 1194 a causa di un incendio e immediatamente si cominciarono i lavori di ricostruzione che durarono circa 60 anni. Nous sommes à l'Ibis Budget de Chartres e abbiamo terminato questa prima giornata di viaggio. Oggi abbiamo fatto 710 km da Roisin fino qui e per fare questi 710 km in pratica abbiamo fatto due ricariche. La prima di 48 minuti mentre abbiamo mangiato pranzo e la seconda di 29 minuti. Siamo andati in bagno, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, nel frattempo la macchina si ricaricava e quindi diciamo che di questi 29 minuti, 10 minuti siamo andati in bagno. Quindi per fare tutti questi 710 km abbiamo perso 19 minuti. Siamo partiti alle 7 e qualcosa del mattino e siamo arrivati alle 17:45 qui a Chartres. E in pratica ho sempre mantenuto i limiti di velocità, tranne un centinaio di chilometri in cui sono andato invece che a 130 a 120 km all'ora. Questa sera poi siamo andati a vedere la cattedrale di Chartres e siamo andati a mangiare. Abbiamo trovato una colonnina a ricarica lenta e abbiamo lasciato la macchina a ricaricare mentre mangiavamo. Ovviamente ha ricaricato per due ore, ma tanto non importa, noi stavamo mangiando. Bene, è terminata questa giornata che è stata particolarmente lunga e impegnativa e quindi a domani con la continuazione del nostro viaggio.